1918. La prima guerra mondiale era appena finita. Gran parte dell'Europa era terra bruciata. I semi del nazismo erano stati piantati. Pochi anni dopo, il manifesto surrealista sosteneva che l'arte doveva registrare i sogni. Ma quali sogni? Sulle colline di Los Angeles, il mito di Hollywood era appena nato. La città era tirata al lucido. Divette giovani e snelle erano attratte da questa palla magica, luccicante e romantica, con le sue promesse di evasione e di perfezione. Questa parte del nostro racconto parla del rafforzamento di Hollywood, di come diventò un'industria, una fabbrica di cui tutto il mondo si sarebbe innamorato. Ma come vedremo, forte e potente com'era, Hollywood sembrava non notare tutta la propria fragilità. Prima della fine degli anni 10, i registi più importanti cercarono di infrangere la palla magica. Gli investimenti nel cinema si decuplicarono tra la fine degli anni 10 e gli anni 20. Hollywood diventò un'industria. Il denaro spesso proveniva da banchieri della costa orientale. Sulla costa occidentale, questo denaro veniva speso da una serie di produttori ebrei di umili origini. Adolf Zukor, un immigrato ungherese, commerciante di pellicce, mise in piedi la Famous Players, che sarebbe diventata la Paramount. Quattro fratelli ebrei polacchi crearono la Warner Bros. Un russo dai modi insolenti, che si chiamava Louis B. Mayer, era a capo dell'MGM. Tutti costoro crearono grossi edifici anonimi, chiamati teatri di posa, in modo che il cinema si potesse spostare in interni, al buio, per poter controllare questo, la luce. Questa scena di Quarto Potere mostra come Hollywood potesse creare meraviglie con la luce. I raggi fanno somigliare questa biblioteca a un sepolcro. I documenti brillano. Thank you, Jimmy. Hollywood mise in piedi un sistema produttivo sul modello della catena di montaggio della Ford. In Giappone, a quell'epoca, il processo produttivo era guidato dai registi, mentre Hollywood era in mano ai capi della produzione come Zucker, Mayer e Warner. Alle loro dipendenze, gli scrittori avrebbero ideato delle storie. I talent scout avrebbero trovato nuove divette nei bar o sulle riviste. Gli scenografi, in edifici anonimi, avrebbero inventato costruzioni magnifiche. Questa è Baghdad, come venne rappresentata dal leggendario scenografo William Cameron Menzies. Di dimensioni disumane, elegante e decorativa. I costumisti evocavano stili di vita e caratteri e conoscevano i corpi delle loro star. Questo è un vestito di Marilyn Monroe. I truccatori idearono nuovi tipi di fondotinta, nuovi look. Questi sono la stanza e il tavolino dove Marilyn diventò bionda. I tecnici escogitarono delle nuove tecnologie. Luci per illuminare i capelli o per proiettare l'ombra delle ciglia sul volto di Marlene Dietrich in Desiderio. Carrelli su cui muovere la cinepresa per far fluire l'immagine. E l'immagine fluiva in Via col vento, come soffiata dal vento, via dagli amanti e dal tramonto. E anche nuove macchine da presa, begli oggetti. Questa, usata nella Seconda Guerra Mondiale, è metà cinepresa e metà arma. Quest'altra, degli anni 60, è portatile e invadente. E infine, l'idea degli uomini d'affari. Un momento, perché non compriamo anche le sale? Così decidiamo anche dove e quando proiettare i film. E così le cose che venivano realizzate in edifici anonimi vennero mostrate in edifici grandiosi.
Lo scopo di tutto era standardizzare e controllare. Il contratto dell'attrice Joan Crawford specificava perfino a che ora lei dovesse andare a letto. Quello di Johnny Weissmuller, che interpretava Tarzan, lo multava per ogni etto sopra gli 85 kg. Il romanziere Harry Miller definì il modo di produzione hollywoodiano una dittatura in cui l'artista è ridotto al silenzio. Certo, era una dittatura, ma aveva elementi geniali. A suo modo era un genio Busby Berkeley, che ha coreografato questa fantasia, Ragazze nella neve, creando degli schemi con i movimenti, sempre più astratti, geometrici. Stanley Donen, autore di Cantando sotto la pioggia. Studio system, in my opinion, didn't really get into the film. The studio system was the garden where we all worked. I mean, there I was at MGM with a lot of enormously gifted people, and I often think about that idea of having a company which brought people together to make money is all they were doing. They weren't doing it for any other reason. What was behind it was an economic thing. They were a company making money, or hoping to make money. Dunque, l'industria era una sfera magica, ma anche un giardino, proprio come l'aveva definito Agnese de Mille 10 anni prima. E che varietà di fiori ci cresceva. La MGM, per esempio, che era così orgogliosa di sé da riprendere i propri edifici neoclassici, diceva di avere più stelle che in cielo. I suoi film esibivano opulenza e ottimismo. In questa scena di ballo da Cantando sotto la pioggia, perfino le ombre emanano luce. I fratelli Warner erano più audaci. I loro divi erano angeli dalla faccia sporca. Scene come questa, da Il mistero del falco, mostravano un eroe ammaccato, luci più dure, ombre più nette, abiti di gangster, ambientazioni notturne. Crimine, dramma, cronaca. Questa scena, dall'imperatrice Caterina, mostra lo stile Paramount. Frizzante come champagne, con scene e costumi in bella mostra. Femminile, romantico, ironico. Attratto dai veli e dall'Oriente. Tell me, Alexa, are you still fond of me? Yes, Your Imperial Majesty, I love you. Lo studio system era un modo di produzione capitalistico. È stato copiato in tutto il mondo, in India, Messico, Italia, Inghilterra, Cina, Hong Kong, Corea, Francia. Ognuna di queste industrie cinematografiche ha realizzato film copiati della formula di Hollywood. Ma il sistema incoraggiava anche la competenza e il gusto, la stravaganza e l'inventiva. L'anima di tutto era pur sempre l'arte. Alla metà degli anni 20, i teatri di posa producevano 700 film l'anno. Eccone uno, Il ladro di Baghdad, che può valere d'esempio per molti di essi. La trama del film è esplicita. Un santone mostra che la felicità deve essere guadagnata, una lezione del sogno americano. Ecco il totale di una scena di strada. Si nota appena l'uomo addormentato nel mezzo. Ma poi una dissolvenza ci fa avvicinare. Lo riconosciamo. È la star del film, Douglas Fairbanks, che ne è anche il produttore.
addormentato, al centro dell'azione, ignaro del fatto che noi lo stiamo guardando. Ancora una dissolvenza. Luci soffuse, poca profondità, trucco perfetto, una certa aria femminile. Ma poi l'uomo ruba un portafogli. Il nostro bell'eroe sognante è un ladro. Il passante esce dallo schermo a destra, si accorge che il suo portafogli è scomparso. Stacco su Doug, che guarda a destra. La macchina da presa non scavalca la linea. Sappiamo che sorridendo ha guardato la sua vittima. In soli 90 secondi il film ha esposto il proprio tema romantico e americano. Ci ha presentato il contesto, la scena. Poi un individuo ci ha sedotto con stile. L'illuminazione è poetica, ci ha divertito quel personaggio. Una simpatica canaglia, un uomo come noi, ma più affascinante e con una vita più eccitante. Ha reso lo spazio molto chiaramente. Non c'è alcuna confusione su dove ci troviamo. La storia ha un seguito, ovviamente. Il ladro è penetrato in un palazzo. Sa che lì c'è una principessa. La intravede nel suo letto da favola. Si spingerà a guardarla? No. No. Forse. No. Sì. Non vediamo l'ora di vedere anche lei. Gli arabeschi sul balcone. L'elegante assottigliamento della zanzariera. Adesso vediamo i suoi pantaloni. Guarda attraverso la rete, l'ombra. Il cinema di Hollywood, la bolla di sapone, è una brillante anticipazione della scena, il desiderio di vedere, il piacere di vedere. Il ladro si innamora, ovviamente, e il suo amore mette in moto tutto il resto. Questo tipo di film è di solito considerato classico, ma è per lo più romantico. Così Hollywood rivendicava il diritto alla celebrità degli anni venti. Questo era quello che la maggior parte delle persone intendeva quando diceva film. È tradizionale, è la palla magica. Dunque, i film hollywoodiani degli anni venti erano appassionati e romantici, ma il nostro tema è il progresso del cinema. Questi film erano innovativi? Sicuramente lo erano i film più popolari degli anni venti, quelli comici. Tre registi, Buster Keaton, Charlie Chaplin e Errol Lloyd, sono stati i più grandi registi del cinema comico americano. Prima di loro c'era soprattutto una comicità grossolana. Questa gag su un treno in corsa è tipica, con una secchiata d'acqua, una bella risata facile. Ma poi arrivò Keaton, ossessionato dalla macchina da presa. In questa scena dal film Il Cameraman, egli ce ne mostra il fascino. Keaton diventò il più grande creatore di immagini comiche che il cinema abbia conosciuto. Pensava come un architetto. In questa sequenza di un cortometraggio del 1920 circa, la casa che ha costruito diventa un recinto, cadendogli addosso. Keaton aiutò a definire il cinema muto. Lo ha appena fatto. Abbiamo già visto come aveva intuito che nel montaggio, con uno stacco, si sostituisce uno spazio con un altro. Qui ci gioca di nuovo. Come se camminando per la strada fosse improvvisamente su una roccia. Ma come mostra questa scena, Keaton aveva intuito anche che la macchina da presa è sguardo e che i film possono osare molto. Questa sequenza comincia con un'inquadratura che fa sembrare altissimo il palazzo. Nella storia, Buster deve saltare tra i due palazzi. Il set era stato costruito sopra questo tunnel della terza strada a Los Angeles, proprio in cima al posto che si vede in questo vecchio filmato di repertorio. La posizione della macchina da presa lo faceva sembrare molto più alto di come fosse in realtà.
Sotto, appena fuori campo, c'era una rete di protezione. Meno male, perché Keaton non ce la fece e rimase gravemente contuso. Le trovate di Keaton erano spesso pianificate in dettaglio e talvolta improvvisate. In questo caso, vede un treno in arrivo e improvvisa una gag per far sembrare che lo stia fermando. Poi lo fa ripartire. Uno dei suoi capolavori, Come vinsi la guerra, era una commedia epica su un treno, ambientata durante la guerra civile americana. Bastard è un macchinista sudista, un po' eccentrico, ossessionato dai dettagli. Nella prima parte del film attraversa il nord per salvare la sua amata. Ogni trovata visiva della prima parte è ripetuta e amplificata nella seconda, ma in ordine inverso. Quando intuiamo lo schema, vediamo la prossima gag che sta per arrivare e ridiamo ancora prima che cominci. Il momento culminante del film è stato definito il più sbalorditivo evento mai creato per una commedia. Forse per qualunque tipo di film in assoluto. L'armata nordista avanza. Buster dà fuoco a un ponte. Mentre il treno sta passando, il ponte cede. Non c'è nessun trucco. La locomotiva e il ponte erano veri. Il relitto del treno rimase visibile per molti anni. Questa grandiosità, questo senso del sublime, erano un elemento chiave del cinema muto. La manodopera costava poco, Wall Street non era ancora crollata, c'era spazio per invenzioni stravaganti. Gli studios non avevano ancora paura dei colossali sogni dei registi. I sogni di Keaton erano più grandi dei suoi incassi. Alla fine, la MGM lo scaricò. E lui si diede all'alcol, vivendo in una roulotte, in un parcheggio vicino ai suoi vecchi studi. Venne dimenticato per anni. Ma come dimostra questo raro filmato a colori di un suo tardo spettacolo, scherzò fino alla fine. Il vecchio numero della sigaretta mostra come avesse ancora voglia di improvvisare. Nel 1965, al Festival di Venezia, ricevette una standing ovation. Morì l'anno dopo. Tra le decine di registi influenzati da Keaton c'è il palestinese Elia Suleiman. Questa scena mostra che Suleiman, come Keaton, filma impassibile. Si tiene a distanza dall'azione. Trova divertente la scontrosità. Keaton ha condiviso la scena solo una volta con l'altro comico del grande schermo, Charlie Chaplin. In questa sua scena di Luci della ribalta, mostra come, meno bravo di Keaton con la macchina da presa, Chaplin fosse invece geniale nel movimento del corpo. Chaplin pensava come un ballerino e un artista di varietà. Qui sta provando un movimento comico prima di filmarlo con gli abiti di scena. L'attore e produttore Norman Lloyd ha conosciuto Chaplin e anche Alfred Hitchcock, che era nato non lontano da Chaplin, a Londra. Hitch came from a middle class family. His father was a poultry dealer, fish and poultry, and Hitch always had an aspiration to be part of that world. Charlie came out of the direst poverty that you can imagine, unbelievable poverty.
I mean, stuff like he and his brother, Sidney, who was his half-brother, stealing fruit, rotten fruit. They would know where the wagon was with fruit that was going to be dumped. They'd go and get that fruit, eat that fruit. His mother being put into an asylum, and out, in and out. I think his father was a drinker. Charlie had such an upbringing that it's in the movies. E mai più di qui, né Il Monello, si vede come Chaplin ricreasse i luoghi e le relazioni della sua infanzia. Certe mattine gelate, lenzuola consunte, la vita in un abbaino londinese con il bagno in un angolo. Chaplin interpreta il suo ormai celebre personaggio, un vagabondo che crede di essere un gentleman, che trova un orfano e lo prende con sé. Il bambino comincia a lavorare per lui e rompe le vetrine, così lui può aggiustarle. Il film è girato in America, ovviamente, ma gli edifici sono chiaramente inglesi. Alla fine, il ragazzo viene portato in orfanotrofio. Chaplin ottenne da Jackie Coogan, nella scena in cui lo portano via, una performance magistrale. Il film umanizzava il cinema comico. Lo griffittizzava, potremmo dire. Mostrava l'appassionata empatia di Chaplin verso i poveri. Fu un successo planetario. Chaplin diventò il Dickens del cinema. Fece costruire il suo studio a Los Angeles in stile inglese e filmare a passo uno. Una cosa rara che mostra quanto ne fosse orgoglioso. Sui suoi film Chaplin aveva il diritto al final cut. Le anteprime erano gremite. Lo studio oggi sembra una fila di case inglesi piombate in una megalopoli. Una scena tagliata di luci della città, realizzato 10 anni più tardi, mostra il suo processo mentale. A un angolo di strada, un pezzo di legno è incastrato in una grata. Chaplin comincia a giocarci, a improvvisare. I sovietici pensavano che fosse un marxista, ma Chaplin era piuttosto uno junghiano, che credeva nel gioco e nell'ispirazione e trovava le idee dentro di sé. Fischiettando, lasciava che l'inconscio facesse il suo lavoro. Sessant'anni dopo, il regista inglese Nicholas Roeg cercava di mostrare dei suoi personaggi quello che non si sa. Could be right. Then again, why spoil the mystery? I personaggi sembrano tranquilli, ma i primi piani delle loro mani suggeriscono un'inquietudine. La scena tagliata di Chaplin è un delizioso poemetto, un sogno a occhi aperti a un angolo di strada. Ecco cosa dice Stanley Donen delle idee di Chaplin. To be a wonderful choreography, it has to have an idea which overwhelms the whole production or dance or whatever you'd like to call it. And that's what's hard to find, a great, wonderful, encompassing idea for the musical number. Well, the idea of the dictator kicking the balloon is a great metaphor because it's Adolf Hitler making the world his toy. And the image is so spectacular that that's the kind of thing I'm talking about. If you can come up with
that kind of idea, but it had to be, first he was going to make, I don't know how he thought of it in what order, but he was going to make a film about Adolf Hitler, and he was going to play Hitler, and how is he going to make a buffoon of him, but not make him be the ogre that he was, and that's quite an accomplishment. Fascismo e balletto. A chi altri sarebbe venuta in mente una scena come questa? Nessuno nella storia del cinema unisce divertimento, idee, movimento, improvvisazione e politica come Chaplin. Nella Francia degli anni 40, Chaplin ispirò Jacques Tati, ma Tati si inclinava in avanti e portava dei pantaloni corti, mentre Chaplin si inclinava all'indietro e li portava più lunghi. In Italia, Totò diventò una grande star portando la classica bombetta alla Charlot e ostentando la stessa sicumera. E nella massiccia industria del cinema indiano, quest'uomo, megastar e regista Raj Kapoor, modellò il proprio personaggio, il vagabondo, su Charlot. Furbo, risoluto, salutando col cappello, rubava ai ricchi. Nella stessa Hollywood, il grande Billy Wilder considerava Chaplin il proprio maestro. Gloria Swanson lo imita in Viale del Tramonto. E perfino questo momento de Il grande dittatore. Viene rielaborato per girare questa scena di A qualcuno piace caldo. Look at that. Look how she moves. Chaplin fu tra i fondatori della United Artists, lo studio che realizzerà A qualcuno piace caldo. Lo studio era uno dei pilastri di Hollywood. E Chaplin era il fluido vitale del cinema americano. Ma vergognosamente Hollywood lo cacciò negli anni 50 a causa delle sue idee di sinistra. When you work with a man like Chaplin or Renoir, you assimilate, you hope, their greatness. That is to say, you become part of their world. And you try to not only work on that level, but you absorb something from them. And you begin to have the points of view that they have, not that you've disregarded your own, but you, what you bring is the ability to assimilate what they do. Il comico più influenzato da Chaplin negli anni 20 era il figlio di un fotografo del Nebraska, Harold Lloyd. All'inizio Lloyd era fin troppo simile a Chaplin. Qui lo vediamo fare delle mossette con il classico vestito e i baffi, ma a un certo punto lui e il suo produttore provarono un paio di grossi occhiali cerchiati di nero, così dava l'aria di un imbranato. Ma se aggiungete l'agilità di Lloyd e il coraggio che vediamo qui all'opera, avrete un duro sognatore insieme lirico e aggressivo. Il film più importante di Lloyd, Preferisco l'ascensore, finisce con una delle sequenze più famose del cinema dell'epoca. Harold è un provinciale che finge con la sua ragazza di essere a capo di un grande magazzino. Nella scena cruciale del film, una controfigura di Lloyd, che nella realtà soffriva di vertigini ed era privo del pollice e dell'indice di una mano, scala l'edificio. La scena è una corsa a ostacoli verticale. Lungo il percorso gli si parano davanti un piccione, una rete, un asse, un orologio, un cane, una banderuola, una corda. Quando siamo ormai in cima all'edificio, l'azione raggiunge un crescendo e lui viene lanciato tra le braccia dell'amata.
La scalata è una splendida idea cinematografica. Dall'altra parte del mondo, il grande regista giapponese Yasujiro Ozu era influenzato dal duro sognatore. In questo film, gli studenti stanno cervellandosi come barare agli esami. Hanno la stessa fiduciosa ingenuità di Harold Lloyd, la sua aria da ragazzone. I film comici sono le cose più divertenti, geniali e innovative venute da Hollywood negli anni 20. Insieme allo stravagante splendore di film come Il ladro di Baghdad, con i loro effetti e il loro ritmo, resero Hollywood un esempio da esportare ovunque. Ma il fatto che il mondo hollywoodiano fosse così artificiale lo rendeva vulnerabile. Questo sogno architettonico di Baghdad ovviamente non è la vera Baghdad. Questa è la vera Baghdad. E se uno se ne accorge, la palla magica può andare in pezzi. La realtà può infrangere la fantasia. Negli anni 20, diversi registi se ne erano già accorti. E volevano mostrare questo, la vita reale, senza costumi e lustrini, non romanzata. Nel 1921, un esploratore irlandese-americano, Robert Flaherty, girò il primo lungometraggio documentario della storia del cinema, Nanook l'Eschimese. Ambientato in Alaska, il film contiene anche belle inquadrature, seppur convenzionali, come questa. Poi però si concentra su un vero Inuit, Nanook, e sulla sua famiglia. Nanook l'Eschimese non era un semplice racconto di viaggi. Osservava Nanook, raccontava la sua psicologia, la sua lotta mitica contro gli elementi. Come Chaplin e Griffith, Flaherty era un romantico. Ma non usando attori o star, senza Douglas Fairbanks o la Garbo, aveva reso più etico lo sguardo dello spettatore. Anche se Flaherty aveva organizzato questa scena ed altre, Nanook l'Eschimese fu un successo mondiale. Il pubblico aveva visto un uomo in carne e ossa, un padre scherzoso con il senso dell'umorismo, vennero messi in vendita dei gelati Nanook. Due anni dopo, Nanook morì di fame e la notizia fece il giro del mondo. E così era nato il documentario come una possibilità di genere artistico. Si pensa spesso che il documentario sia semplice informazione, ma in effetti il cinema no fiction è uno dei generi più sperimentali della storia del cinema. Il film iraniano La casa è nera di Farrokh Farrokhzad usa dei magnifici movimenti di macchina per trasformare la storia di un lebbrosario in un poema cinematografico. Nel suo film saggio Sans Soleil, Chris Marker ha filmato vari luoghi in Giappone e altrove. E poi ha scritto un commento in cui una donna immaginaria legge brani di finte lettere del regista. He wrote, "I'm just back from Hokkaido, the northern island. Rich and hurried Japanese take the plane, others take the ferry. Waiting, immobility, snatches of sleep. Curiously, all of that makes me think of a past or future war." Parole inventate su immagini reali. Small fragments of war. I think last boy. I got into so much trouble when I got back. Because I was in the mind frame of, well, just come back from a place where everyone wants me dead. Il regista Brian Hill e il poeta Simon Hermitage hanno intervistato quest'uomo sulle sue esperienze di guerra. Poi hanno trasformato le sue parole in una poesia,
Poi gli hanno fatto leggere questa poesia per rendere magiche le sue memorie. Or burns to the face, you're just soft in the head. And the British Army isn't the place for a lying bastard or basket case. Se ham nu. Se ham hele tiden. Negli anni 60, Jørgen Leth aveva realizzato un piccolo documentario, L'uomo perfetto. 40 anni dopo, nel documentario Le cinque variazioni, il regista Lars von Trier ha chiesto a Leth di rifare il vecchio film 5 volte, ogni volta aggiungendo una variante. Intet klip må være over 12 frames. Tutti questi sono esperimenti innovativi nella storia del cinema. E mostrano che i registi di documentari, da Flaherty in poi, erano dei co-registi. L'altra metà della regia era affidata alla vita stessa. Tornando alla Los Angeles degli anni 20, forse fu la visione di documentari come Nanook l'Eschimese che spinse alcuni registi a usare il realismo per sabotare gli artifici hollywoodiani. Un regista chiamato Eric Fostroheim sfidò l'establishment. Qui lo vediamo ripreso in un suo film, mentre ci viene incontro dal buio, ghignante, sfregiato. Eric von Stroheim was one of the few legitimate geniuses of the early silent days. He was a man of such vision, and he was so great a poet and an artist that he found nothing but trouble in Hollywood. La via al realismo di Stroheim era più ossessiva di quella di Flaherty. Qui lo vediamo mostrare a un attore una cosa semplicissima come pettinarsi, un minuscolo dettaglio della scena. Questo è il suo mastodontico quinto film, Rapacità. L'uomo sulla destra è un dentista, sua moglie vince alla lotteria. Nelle copie originali il denaro era stato dipinto di giallo. Lei diventa sempre più avida. Il marito si dà all'alcol e va in rovina. La picchia. Stroheim mostra l'agonia della donna, la sua fragilità. Alla fine l'uomo uccide la moglie. E nella famosa scena girata nella Valle della Morte, uccide anche un rivale in affari. Da quel momento il giallo, colore dei soldi, dilaga nell'intera scena. E poiché l'uomo è ammanettato al corpo del rivale, anche lui morirà. Già la storia mostra l'avversione di Stroheim verso gli artifici di Hollywood. E così il suo metodo di lavoro. Girò ogni singola scena del romanzo di Frank Norris da cui il film era tratto. 9 mesi di riprese. Talvolta, come qui, con un caldo soffocante. Attori spinti ai propri limiti. Un budget di $1,500,000. Il film finito durava 7 ore. Stroheim era l'Emile Zola o il Dostoevsky del cinema. Il direttore della fotografia, Carl Braun. Early in his life he was visited by such very great humiliation, such deep inward psychic wounds, that there came in him an insane desire to use his genius as a weapon. La MGM rifiutò il risultato. Il naturalismo di Stroheim diventò un marchio d'infamia. E lui non riuscì più a dirigere molti film. Qui, nel 1948, sta tornando a casa sua, a Vienna, per dirigere un film, ma poi non se ne farà più nulla.
Nel 1950, quando vide la versione tagliata di Rapacità, si mise a piangere, dicendo che il film era morto. Nello stesso anno, Stroheim interpretò il maggiordomo in Viale del Tramonto di Billy Wilder. In questa scena famosa, Wilder mostra un'immaginaria diva del muto, Norma Desmond, che guarda uno dei suoi vecchi film. Il brano è tratto da un vero film degli anni venti, il sublime e stravagante Queen Kelly, diretto proprio dal sublime e stravagante Erich von Stroheim. Per ragioni complicate, il film non venne mai distribuito. Tre anni dopo Rapacità, un altro film della MGM cercò di raccontare l'America degli anni venti con realismo inconsueto per il cinema romantico e diventò il più importante dramma a sfondo sociale dell'epoca. La folla racconta la storia di una normale coppia di New York. Hanno una bambina che però muore. In questa scena straziante, il padre crede che la figlia morta stia solo dormendo e cerca di zittire i rumori della strada perché non la disturbino. Il regista della folla, King Vidor, incontrò Joyce a Parigi. Adorava Intolerance di Griffith. Era una bestia rara a Hollywood, un intellettuale. I suoi film non avevano mai scene violente e sono stati per lo più scritti da donne. Vidor spinse il realismo della recitazione molto più in là della norma hollywoodiana. Qui riprende la protagonista della folla in una inquadratura fissa e prolungata, senza scenografie o costumi sontuosi, soltanto la sua disperazione. La folla fu il primo film a fare largo uso di New York come set. Vidor usava anche cineprese nascoste. Come protagonista, invece di una star, prese un attore sconosciuto, James Murray. Per mostrare le dimensioni dell'ufficio in cui lavorava il protagonista, progettò questa magnifica sequenza. Un movimento di gru isola James fra le altre scrivanie identiche. Billy Wilder lo ripeté in L'appartamento, una rielaborazione dolce e amara del film di Vidor. La dissolvenza ci porta sull'uomo qualunque di Wilder, interpretato da Jack Lemmon, al centro dell'inquadratura. Orson Welles usò la stessa idea ne Il processo. Eliza sperò con un movimento di gru verso l'alto e usando gente di piccola statura, perfino bambole e scrivanie più piccole sullo sfondo per forzare la prospettiva. La MGM fu in imbarazzo davanti a un film come questo, che rifiutava di idealizzare la vita quotidiana di New York. Fecero girare a Vidor sette diversi finali, con diverse sfumature di ottimismo. You see, for a studio tuned to glamour pictures and happy endings, which it was for then and many years afterwards, to have a realistic picture which put the spotlight on marriage and on any kind of American life, and then you can't have a happy ending on that. It just wouldn't fit. But the studio didn't know who, they were lost what sort of how to end this picture happily. So we made actually seven endings and tried it out, seven previews with the various endings. And finally I came up with the ending where he's lost again in the crowd and the camera moves back, back, back. Folla riassume molto del cinema degli anni 20 e 30. Mostrava l'emergere della società di massa, si soffermava sulla gente comune, come avrebbero fatto i film francesi, e mostrava l'energia cinetica delle città stesse, i loro ritmi, le inquadrature d'insieme, come avrebbero fatto i film di Fritz Lang e Walter Ruttmann.
e quelli sovietici di Giga Vjertov. Sempre nell'Unione Sovietica degli anni venti, questo splendido film giocava sull'idea rivoluzionaria del realismo e delle città. Siamo su Marte, in un trionfo di angolazioni, diagonali, costumi modernisti. Questa è la regina Aelita. Le stanno mostrando la Terra per la prima volta e vede una città. Una nave da guerra. Poi viene inquadrato da vicino un balcone di Mosca. La regina ha intravisto qualcosa di reale, la Terra, e la vuole. Torneremo presto sui famosi film sovietici degli anni venti, ma quelli di Yakov Protasanov sono molto diversi. Protasanov lavorò nello stesso periodo del regista di questo film, Yevgeny Bauer. Un uomo dedito allo studio sta lavorando. Bella illuminazione laterale. Arriva la zia dello studioso. Bauer usa la porta aperta per creare un fascio di luce sullo schermo, come in un quadro di Vermeer. Più tardi, ancora nello studio. Coraggiosamente per l'epoca, in primo piano c'è la fonte principale di luce. Luce naturale. Più tardi, lo studioso, dopo aver visto recitare una bellissima attrice, riceve sbalordito una lettera in cui lei gli chiede di incontrarlo. Lui l'aspetta nella neve. Lei arriva sullo sfondo dell'inquadratura. Un'altra composizione audace, filmata con luce naturale. Infine, l'attrice muore e lo studioso comincia a sognarla. Qui lei cammina in un campo sotto un raggio di luce intenso. Alla fine del film, sul suo letto di morte, la zia dello studioso lo consola. Allora Bauer dissolve dal blu notturno al bianco e nero. Anche il fantasma dell'attrice è nella stanza. E lo studioso ha un ultimo sussulto di vita. La zia, ovviamente, non può vedere l'attrice. Mentre il cinema romantico di solito era ottimistico, questi film russi erano canti di dolore e raccontavano con realismo la perdita, il rimpianto e la nostalgia. Si potrebbe pensare che con film come Nanook, Rapacità, La folla o come quelli di Bauer fosse stato raggiunto per l'epoca il massimo del realismo. Invece no. Un regista danese di profonda serietà sfidò il cinema romantico ed evasione con un realismo così sentito che la sua fu quasi una riforma solitaria che sfidava il cinema tradizionale con austerità spirituale. Guardiamo questa scena tratta dalla Passione di Giovanna d'Arco. Giovanna, una giovane cattolica francese del XV secolo, accusata di stregoneria, ha appena firmato una dichiarazione di abiura a Dio per salvarsi.
L'attrice Maria Falconetti, che non aveva mai recitato in un film né l'avrebbe fatto in seguito, è filmata solo con primi piani, senza trucco. Si scorgono le lentiggini, le lacrime le scorrono sulle lentiggini. I capelli le erano stati rasati nella scena precedente. Le riprese erano state effettuate in silenzio. L'atmosfera sul set era tale che perfino alcuni elettricisti scoppiarono a piangere. Osservate le illuminazioni e la messa a fuoco. L'immagine è quasi senza profondità, niente sullo sfondo, né scenografie né ombre. I muri erano dipinti di rosa per rimuovere ogni riflesso, per non distrarre dal volto della Falconetti. Lo scenografo Herman Varm aveva disegnato le ombre di Caligari. Il film fu diretto in Francia da un danese, Carl Theodor Dreyer, cresciuto in una famiglia rigidamente protestante. La Falconetti e gli altri stanno parlando. Dreyer fece pronunciare loro le autentiche parole dette al processo quasi 500 anni prima, perché pensava che questo desse credibilità alla scena. Lars von Trier, regista indipendente degli anni 90. Dreyer is fantastic. Why he the same thing that he did with the decoy, he also did with the script, you know. He started with a very thick script and then he kind of reduced and reduced. I don't know what he did, but it had this monumental feeling, of course, after reducing for many years. It's like a very good soup, you know, that has been reducing for a long time. I don't know why he's great, but you know, I think that goes for everybody. Why is Tarkovsky great? It's really difficult to say, but it was for me to see his films were kind of a revelation. So no, it's really, you should be thankful that it's difficult to say why people are great, because it's just something that you feel very strongly, and if you don't feel it strongly, then they're not great. Dreyer era un figlio illegittimo che era stato adottato ed educato nella fede luterana. Viveva qui e frequentava chiese come questa. Anche se non credeva in Dio, la purezza e la sobrietà delle chiese luterane sembrano aver formato il suo sguardo interiore. Egli è il maestro della scenografia ridotta all'essenziale. I ord, der begyndte jeg på en temmelig indgribende forenkling. Der tolereredes næsten ikke ting, som ikke havde direkte berøring med handlingen. Der var et stort køkken, også det ville jeg gerne forenkle, og det lykkedes mig på den måde, at der man jo ikke kan forenkle eller stilisere virkeligheden uden at kende virkeligheden, så bad jeg den dame, der forestod kantinen, om at møblere dette køkken, som om det var hendes eget, og således at hun selv ville føle sig tilpas i det. Og hun kom slæbende på masser af ting, der hører hjemme i et køkken, og tallerkener og krukker og alt muligt, og det blev stillet op efter hendes ønske. Og da hun var færdig, så tog fotograf Benson og jeg fat på at udrydde alle tingene. Vi fjernede dem ikke stykke for stykke, og til sidst var der kun en 4-5 ting tilbage. Men alligevel i denne forenklede form, der stod i køkkenet meget klarere som begreb end med alle de mange ting. Già nel suo primo film, Il Presidente, Dreyer sembra voler semplificare le immagini con purezza protestante. I set, all'epoca, erano di solito ingombri, come questo. Ben presto, Dreyer cominciò a girare in giorni di nebbia o alla luce per addolcire le immagini. Le sue inquadrature diventarono più pallide, più bianche.
Nel suo impressionante film Vampire, staglia le ombre contro un muro bianco. Esse vivono di vita propria. E nel celebre finale, un complice del vampiro muore soffocato nella farina bianca. L'uso del colore bianco era un gesto sovversivo. Il cinema romantico hollywoodiano doveva essere decorativo, pieno di dettagli, non bianco. Nessun altro regista ha lavorato così tanto sul bianco, la sua semplicità, la sua spiritualità. Alla fine del film Ordette, una donna morta torna in vita in una stanza bianca, completamente spoglia. Stow up. Nell'ultimo film di Dreyer, molti anni dopo, una donna crede così totalmente nel potere dell'amore che lui la filma come dietro a un velatino, come fosse in paradiso, e le fa pronunciare queste parole. Sì, col pomme è smuk, nei, men ja elsket. Sì, col pomme è ung, nei, men ja elsket. Se kun på mig. Lever jeg? Nej. Men jeg har elsket. La serietà di Dreyer era ben poco commerciale. E così, negli anni 50, non riuscendo a realizzare i film che voleva, si mise a gestire questo cinema. L'Istituto Danese di Cinema oggi ha un centro studi dedicato alle sue opere. Non è difficile vedere la drastica essenzialità del set e l'influenza di Dreyer in Dogville di Lars von Trier. Hey Martha. Hello Tom. Listen, they're all coming. Siamo all'opposto del cinema romantico hollywoodiano. Anni luce lontani dallo splendore decorativo dei Ladro di Baghdad. I gotta get special permission from the regional director, Tom. I repeat, we don't need the organ. We can be spiritual without singing or reading from the Bible. It's almost seven, don't forget your bell now. Questo è il copione originale della Passione di Giovanna d'Arco di Dreyer. A margine sono annotate delle idee visive. Dreyer ha depurato il cinema dal suo spettacolo, dalle decorazioni, dall'azione, dalla sua retorica. Quel che ne è rimasto è una ragazza di fronte al suo Dio. Di fronte alla macchina da presa. Anni dopo, il grandissimo regista francese Jean-Luc Godard, nel film Questa è la mia vita, fa andare al cinema la sua compagna e musa dell'epoca, Anna Carina. Il film proiettato è La passione di Giovanna d'Arco. Lo spiritualismo scandinavo di Dreyer era lontanissimo da questo luogo, Hollywood. Film d'evasione, romantici, erano quello che la maggior parte delle persone trovava in questi palazzi del cinema. In questi luoghi, dopo una giornata di lavoro, dimenticavano i loro problemi, inseguivano i sogni come un'utopia. Gli autori realisti degli anni 20 qui sarebbero stati fuori posto, ma avevano visto qualcosa nel cinema, l'abilità di catturare la realtà. Di renderla splendida, emozionante. E non era che l'inizio. I registi tedeschi, francesi, russi, giapponesi e cinesi vedranno altre cose ancora sulla pellicola. Le loro scoperte avrebbero fatto degli anni 20 il più grande decennio della storia del cinema.